Aspetta che mi sistemo meglio, ok. Bentornati e bentrovati in questo nuovo video di Matti Vape. Oggi è un video easy, veloce. Parleremo di papam, il Dominus Double di Iron Vapor. Che dire di più? Sono andato a Venezia, sono passato in fiera, sono andato a trovare Massi e mi ha dato questo straordinario Dominus. La prima versione del Dominus mi piace, ma per problemi di resistenza, probabilmente per problemi miei che ne ho tanti, okay, non sono mai riuscito a trovare la quadra per esaltarlo in modo giusto. Con questo invece ho avuto modo di provarlo a Venezia in Flavors, un Wasp, e quindi un'idea già ce l'ho da lì. Adesso lo vado a provare in cloud sul Goon, sulla Tugboat, spingendolo e scaldandolo un bel po', e voglio farmi un'altra idea, quindi andiamo a provare. Il colore è come sempre chiaro, Iron Vapor non li stucca troppo, ci piace questa cosa, ci piace un sacco. Andiamo a... annusandolo sento del latte, ma sento molto cioccolato. Double chocolate ovviamente vuol dire che sta per doppio cioccolato. Nella versione classica è crema di ricotta e cioccolata bianca. Suppongo che la rivisitazione di Dominus Double sia per aggiungere un gusto più prepotente al cioccolato, quindi inserendo un cioccolato più forte, più intenso, e se non sento male dovrebbe essere anche un cioccolato al latte. Devo dire la verità, il profumo, l'idea olfattiva è molto molto intenso e molto molto buono. Adesso lo proviamo prima. È buonissimo. A livello di prova degustativa si sente in maniera chiara la crema di ricotta, che annusandolo non la sento molto, ma sento soprattutto l'unione, la miscelazione straordinaria con il cioccolato, che cala il cioccolato bianco ma spicca molto molto il cioccolato al latte, con una nota di cioccolato fondente io ci sento dentro. Ok, il liquido lo abbiamo messo. Confermo, è anche molto chiaro come liquido, quindi non sporca troppo le coil. Vado a svapare. Allora, io parlo della differenza tra la prova che ho fatto sul Wasp, quindi più da Flavor, rispetto a questa sul Goon, quindi più da Cloud. Da Flavor esce molto di più il cioccolato e non è male. Da Cloud il cioccolato ti resta in retrogusto e escono più le note della crema di ricotta, qualora ci sia dentro, o comunque sia quello che è il non cioccolato del liquido. E devo dire la verità, secondo me il Double è più buono del Dominus normale. Sì, ci sta, il cioccolato ammorbidisce comunque, anche se resta in retrogusto con il Goon in Cloud, lo preferisco sicuramente in Flavor, ma è assolutamente un liquido che secondo me vale la pena provare, perlomeno provarlo. Poi acquistarlo sta a voi deciderlo, e io non sto parlando se deve essere per forza un liquido buono o no. Sto dicendo che a me piace. Sì, non è per niente male. Visto che ci siamo e visto che ce l'avevo sotto mano, voglio andare anche a provare il Wake Up Reload di Iron Vapor, quindi la recensione si è allargata alla famiglia Iron Vapor, andiamo a provare anche il Wake Up, che dovrebbe essere un cappuccino con del caramello sopra, se non vado errato. Andiamo a annusare. Non sento quasi nulla annusandolo, invece degustandolo sento tantissimo il caramello e un po' meno quello che è il cappuccino, e questa è una cosa che mi piace perché io non vado proprio pazzo dei caffè, dei cappuccini e correlati. È molto buono. Allora, svapandolo esce un po' di più il gusto del caffè latte, più che il cappuccino sembra caffè latte, e resta più morbido il caramello che fa da contorno. Non è per niente male, anzi, è un prodotto che è uscito già da un po', me ne rendo conto, ma volevo aggiungerlo nella lista delle cose Iron Vapor da fare, e cazzo è veramente buono. Sì, Iron Vapor si conferma ai top, ai livelli straordinari di sempre.
Voto per quanto riguarda il Dominus Double un bel 9, per quanto riguarda il Wake Up Reload un bel 9 anche lui. Mi piacciono, li ritengo che siano dei liquidi che vanno studiate anche le resistenze che vai ad utilizzare per svaparli, ma ci stanno, sono buoni. Bravo Max, complimenti ancora. E mi dispiace non aver provato prima Wake Up Reload perché me lo sarei già finito da mo'. Si è acceso il riscaldamento, l'aria condizionata o confezionata con questo bellissimo... Attento! Abbiamo fatto questa recensione. Devo ricordarmi che c'ho una missione che è quella di consigliare un liquido ad Ade del mio team di Rainbow, e quindi Ade, a te che piace stare sveglio fino a tarda notte, ti consiglio il Wake Up, così ti svegli prima, Reload perché ti ricarichi. Detto ciò, con l'ultima svapata vi saluto, vi invito a mettere mi piace, condividere il video, iscrivervi al canale, far conoscere il canale anche ai cani e ai gatti. Se non lo volete fare, sti cazzi, va bene lo stesso, svapo e ciao. Okay, I woke up this morning, not a tear in my eye. I threw on some clothes and then I hopped in my ride.